avermi dato l'opportunità di essere parte di questo advisory board perché è stata sicuramente una giornata interessante. Sono appena un po' disturbato dal fatto che c'è il mio account di Twitter, ma non quello di Facebook, è una battuta, scherzo. Però come un po' a seguito della presentazione precedente, cercherò di dare un po' la visione di quello che penso e pensiamo sia una prospettiva per la comunicazione futura con diciamo, tappe a 3, 5, 10 anni. Perché oggi si parla molto di alcune tematiche che non pensiamo che siano ancora al loro massimo potenziale, ma devono essere degli investimenti a lungo periodo. Quindi è sempre bene posizionare nel tempo tutto quanto. Come avete capito prima da Matteo, parlando di derivata seconda, sono un ingegnere, quindi parlerò molto di tecnologia, magari meno di comunicazione, quindi scusate se vado su alcuni termini un po' tecnici. Però per farlo, come dicevo prima, prendo a prestito questa slide che è stata mostrata qualche mese fa, proprio per posizionare un po' tutte quelle che sono le tecnologie e i prodotti che si vedono con un potenziale al massimo espresso in 3, 5, 10 anni. Mi concentrerò sulla seconda parte, chiaramente. La prima parte è per dire oggi Facebook è concentrata su accrescere sempre più quelli che sono i servizi già ben sviluppati, ma sempre crescenti dalla piattaforma esistente, ma quello che vediamo da 3 a 5 anni è lo sviluppo di alcuni servizi che già sono noti, ma tanti altri che vengono citati di sopra con nomi generici che sono video, piuttosto che search, piuttosto che gruppi. Queste applicazioni, queste tematiche, vi garantisco, sono tematiche che risultano essere oggi importanti per l'adozione che noi vediamo, quindi dai numeri che analizziamo, fino ad andare poi successivamente a guardare quelle che sono le tematiche a 10 anni. Quello che ho usato questa slide semplicemente per dire non è facile nel nostro mondo, che si è detto prima viaggia ad una velocità crescente, comprendere quello che ci sarà e molto spesso quello che vedono alcune persone è visionario semplicemente perché non è facile immaginare qualcosa che oggi non è tangibile. Comprendere, oggi abbiamo fatto una riflessione di come sarà il mondo, come non sarà il mondo a 30 anni, è chiaramente un esercizio teorico, affascinante, però certamente di non facile realizzazione proprio perché devi immaginarti qualche cosa che non riesci a toccare. In questo senso, cos'è questo? In questo senso non è questa la mia presentazione. Se potete rimandare la presentazione, ho premuto il pulsante di invio, scusate, grazie. In questo senso, concentrandosi su quest'area, una delle, la citava prima, la era citata prima la presentazione precedente, uno dei temi sicuramente crescente nei prossimi 3-5 anni è l'instant messaging. Immagino lo utilizziate, si parla di WhatsApp o Messenger in casa nostra, piuttosto che WeChat, Vibe, Line, sono tantissimi prodotti che oggi stanno crescendo e a giudicare dal tasso di crescita dell'utenza che noi stiamo osservando, noi ma come tanti altri player nel mondo, è chiaro che questo è un fenomeno da osservare con attenzione, perché potenzialmente avrà una base di utenti, e parlando di comunicazione non puoi che guardare queste metriche, ha una base di utenti non trascurabile. E l'ho citato semplicemente perché già oggi si sta trasformando da una pura chat a un'opportunità per alcuni brand per attivare delle conversazioni con dei clienti, quindi con dei consumatori e aziende, e magari proporre dei prodotti, fino a, come in questo caso, per esempio all'interno di Messenger è possibile chiamare un taxi Uber. Quindi ci sono integrazioni a livello di prodotto che non permettono più quasi di pensare a quello come uno strumento di chat o instant messaging. Diventano delle piattaforme sulle quali costruire esperienze sempre più ricche. E in tal senso cito questo che è un caso lanciato recentemente dai nostri colleghi olandesi con KLM. Con KLM oggi su Messenger, attenzione, è un esempio, una sperimentazione, quindi posizionate tutto quanto sempre nella giusta collocazione temporale. Oggi lo dovete vedere come una sperimentazione, però da qua a 5 anni, per il ruolo che potrà avere Instant Messaging, questo potrebbe essere uno strumento mainstream per quello che fanno loro. E oggi KLM, attraverso l'integrazione su Messenger, permette di acquistare un biglietto. Dall'acquisto del biglietto posso fare il check-in.
dal check-in ho un problema, comincio una sessione di customer service direttamente nella conversazione di Messenger. Quindi all'interno della stessa piattaforma ho un'esperienza end-to-end sempre più ricca e questo, se le aziende lo comprendono, chiaramente rappresenta un potenziale non trascurabile da un punto di vista di comunicazione e di relazione con il consumatore e i propri clienti, che passerà da logiche di un certo tipo, call center piuttosto che sito web, a conversazioni, conversazioni che possono essere fatte con persone oppure anche con degli agenti virtuali. Quindi questo è un primo trend che credo valga la pena assolutamente sottolineare. Il secondo trend che non ho citato, che non ho indicato qua sopra, ma che fa a riferimento a questa slide, ma per colpa mia perché mi sono dimenticato prima di mettere questo video, accidenti, è un video che non so quanti di voi hanno visto di circa un mesetto fa. Conoscete Candace Payne? No, conoscete quella persona che ha fatto quel video con la maschera di Chewbacca? Ok. La cito semplicemente perché lei, una persona normale, una persona che ha una pagina non particolarmente animata, ha fatto un video con live video, quindi un po' come Periscope piuttosto che live video su Facebook, ha attivato una sessione live, ha creato un contenuto estremamente coinvolgente, parlava del suo compleanno, del regalo che si è fatto, lei è appassionata di Star Wars e in quel filmato di 4 minuti ha indossato una maschera di Chewbacca e ha cominciato a ridere. Quel filmato ha fatto 150 milioni di visualizzazioni. 150 milioni di visualizzazioni non l'ha fatto ancora nessuna azienda per intenderci, però perché è importante? Non è importante il 150 milioni di visualizzazioni, non si vive di visualizzazioni, ma quell'attività quasi senza nemmeno rendersi conto ha portato quella maschera, quel prodotto di Star Wars ad essere totalmente sold out. Non è più raggiungibile, non è più acquistabile negli Stati Uniti da Walmart piuttosto che siti online. Per dirvi, attenzione, live video, il concetto di video è un altro canale, un altro strumento, un altro stream di comunicazione che certamente non si può trascurare. Non parliamo di un 30 secondi video, ma parliamo di un qualche cosa che deve essere certamente interattivo. Gli altri aspetti sui quali voglio concentrarmi sono questi tre, soprattutto gli ultimi due, perché sono quelli forse più affascinanti, ma altrettanto sui quali mi va di fare una nota di merito in quanto sono tematiche, aree che non lavorano sull'oggi e neanche sul domani, forse sul dopodomani, cioè è qualche cosa che avrà una sua valenza veramente importante da qua a 10 anni. Perché quando si parla di realtà virtuale, guardiamo sempre video 360 come si è parlato prima nella presentazione precedente, però attenzione che la realtà virtuale oggi è semplicemente gli albori, ci dovrà essere tutta una serie di condizioni di ecosistema e di infrastrutture, di contenuti perché questa possa raggiungere il massimo potenziale. Però parliamo di sulla realtà virtuale vado in fondo anche perché è stato toccato nella presentazione precedente, però l'aspetto più interessante a mio giudizio che ha delle valenze non indifferenti per la comunicazione è il secondo, l'intelligenza artificiale, per questo c'è un video con l'audio, credo. Forse sì, forse c'è l'audio. There is, you know, what's the universe made of, what life is all about, and how the brain works. And, you know, AI basically belongs to that third category. Artificial intelligence is a set of techniques that allows machine to do tasks that are normally attributed to animals and humans. The history of this is very personal for me. So I came up with this idea of convolutional net, which was a way of organizing the artificial neurons in the neural net in such a way that it could be applied to things like image recognition. At that time, we didn't realize how much of an impact this could have. But by the mid-90s, you could go to an ATM machine and put the check in the ATM machine, and the ATM machine would read the amount on the check automatically. That was using a convolutional neural net that we developed at Bell Labs. You could think of a convolutional net as composed of very simplified simulated neurons, brain cells that are connected with each other. And the way this convolutional net works is by adjusting the strength of the connections between those neurons, the same way the brain does it. So this is a real-time demo of object recognition. It's a convolutional neural network, but it runs on a laptop in real time. And 10 times per second, we can tell you what object is in the image. Neuroscientists tell us that a pretty big part of our visual system is actually just devoted to recognizing faces. So facial recognition is a subfield of computer vision, essentially. So it's a particularly interesting problem within computer vision. And it's special because there's nothing that
look more like each other than two faces, and there are a lot of people that look like each other. So recognizing faces, discriminating faces from each other is very, very difficult. We show two faces of the same person, perhaps at different times or different poses or wearing glasses, not glasses, etc. And we tell the system whatever output you produce, they should be similar for those two images because they are images of the same person. And then we show also pairs of images of different people and we tell the system produce different outputs for them. And then we can figure out how similar are two objects according to the machine. So we can run lots and lots of images to the machine and then try to lay out, are those two images similar or not? If they're similar, we're going to put them next to each other. And if they are not similar, we're going to put them far away from each other. Here at Facebook AI Research, we publish all our research. We publish most of the code that we write in open source so that we can interact with the rest of the research community to solve this very challenging problem of building intelligent machines or making machines more intelligent. Intelligence is one of the most mysterious things around. That's what makes us uniquely human, is intelligence. If we want to understand ourselves, we have to understand what intelligence is all about. Quindi, come vi avevo anticipato, una presentazione un po' da nerd e da ingegnere, come dicevo prima, però non volevo focalizzarmi su questo, ma semplicemente trasmettere un po' quello che oggi è l'intelligenza artificiale, qualcosa di estremamente affascinante, ma agli inizi, soltanto sta facendo i primi passi. Questa persona risiede nell'ufficio di Parigi, dato che l'intelligenza artificiale per Facebook ha il suo headquarter a Parigi, dato che c'è un centro d'eccellenza in questa città, quindi non è un tema che sta semplicemente a Menlo Park per noi, ma è distribuito un po' in tutto il mondo. Se pensate quindi all'intelligenza artificiale, e devo raccontarvi un po' al concetto di qual è il potenziale, vi mostro un po' questa immagine, che è una immagine che mostra in real time quelle che sono fatte attraverso intelligenza artificiale riconoscimenti di contenuti di immagini, cioè all'interno di queste immagini ci sono dei contenuti che una macchina è in grado di riconoscere. Potete immaginare che in un video riconoscere il contenuto non è cosa banale, ma sicuramente crea del valore perché sono in grado di capire che genere di contenuto sta andando live in quel momento. E questo è un esempio forse quasi banale di quello che può fare l'intelligenza artificiale. Qua vedete ovviamente gatti, qua ci sono dei cibi, là sopra ci sono fireworks, eccetera, eccetera. Però la parte più interessante è questo filmato, che a me affascina moltissimo, ed è un filmato che mostra come, dato in pasto ad una macchina di intelligenza artificiale oggi sviluppata un video, questa è in grado di riconoscere che tipo di sport si sta filmando, si sta vedendo e che tipo di azione all'interno di quello sport si sta facendo. Potete immaginare, da un punto di vista di comunicazione, quando avete questa informazione in digitale, che genere di creazione di rilevanza, che genere di comunicazione potete creare. Quello che c'è in alto appunto è il testo che deriva dalla macchina. La macchina è in grado di riconoscere quello che oggi si vede all'interno del video. E vi garantisco che la macchina ha trovato tutta una serie di sport che dicevano i ricercatori che stanno lavorando sull'intelligenza artificiale. Spesso i ricercatori non conoscevano nemmeno certi sport, cioè hanno scoperto alcuni sport che non conoscevano nemmeno loro. Però questo è un esempio di come oggi una macchina, attraverso algoritmi e intelligenza artificiale, riesce a fare. E questo, immagino, comprendiate da un punto di vista di comunicazione e advertising che cosa significa. L'altro aspetto sul quale voglio concentrare l'attenzione è la realtà virtuale, ma per toccare un punto che è stato menzionato prima, ossia il concetto di openness. Oggi se si è in un mondo così complesso, si è in un mondo così grande, dove anche player di grandi dimensioni non hanno la scala, la capacità di riuscire a raggiungere risultati importanti. Quindi in questo senso, per poter raggiungere certe mete si fa quello che ha citato prima Matteo, come Tesla. Ha un asset che sono i brevetti e li mette a disposizione del mercato affinché il mercato possa creare valore. Facebook ha fatto i propri data center mettendo a disposizione tutto quello che è il contenuto del data center affinché ci sia creazione di valore da parte della comunità. L'avete sentito prima anche quella, la persona che parlava di intelligenza artificiale, ha detto tutto il codice è messo in open source affinché tutta la comunità possa crescere, possa contribuire e quindi far crescere tutto il valore. Ho citato questo e lo collego alla realtà virtuale semplicemente per dire che qualche settimana fa abbiamo lanciato questa camera, che come vedete è una camera che oggi permette di realizzare video e filmati a 360, quindi simili a quelli che si vedevano prima, però che sono un tipo di contenuto che fino a ieri non era disponibile, ma che certamente
diventerà sempre più importante nel tempo. Ho voluto sottolineare questo contenuto in realtà virtuale senza entrare nel dettaglio, semplicemente per dire che tutte le specifiche tecniche di questa camera sono pubbliche, quindi chiunque di voi può andare, prenderle e costruirsi questa camera, chiaramente a patto che queste informazioni poi siano la base per lavorare a più mani su questo progetto che deve ovviamente crescere. Detto ciò, io ho finito.